Dalla Cappella Domina Nostra trasmettiamo in diretta l'Ora Santa, guidata da Don Minutella. Thank you.
Soltanto in cielo comprenderemo quale divina meraviglia sia la Santa Messa, per quanto ci si sforzi e per quanto si sia santi e ispirati, non si può che balbettare su questa opera divina che trascende gli uomini e gli angeli. Un giorno fu chiesto a San Pio da Pietrelcina: Padre, spiegateci la Santa Messa. Figli miei, rispose il padre, come posso spiegarvela? La messa è infinita come Gesù. Chiedete ad un angelo cosa sia una messa ed egli vi risponderà con verità: capisco che è e perché si fa. Ma non comprendo però quanto valore abbia. Un angelo, mille angeli, tutto il cielo sanno questo e così pensa. Sant'Alfonso Maria degli Liguori arriva ad affermare: Dio stesso non può fare che vi sia un'azione più santa e più grande della celebrazione di una santa messa. Perché? Perché la santa messa è la sintesi dell'incarnazione e della redenzione. Contiene in sé la nascita, la passione e la morte di Gesù per noi. Il Papa Pio XII aveva detto: dall'altare del Golgota non è diverso l'altare delle nostre chiese. Anch'esso, l'altare, è un monte sormontato dalla croce e dal crocifisso, dove si attua la riconciliazione fra Dio e l'uomo. E San Tommaso d'Aquino, con frase luminosa, scrisse: tanto vale la celebrazione della Santa Messa quanto vale la morte di Gesù in croce. Per questo San Francesco d'Assisi diceva: l'uomo deve tremare, il mondo deve fremere, il cielo intero deve essere commosso quando sull'altare, tra le mani del sacerdote, appare il Figlio di Dio. In realtà, rinnovando il sacrificio della passione e morte di Gesù, la Santa Messa è cosa tanto grande da bastare lei sola a trattenere la giustizia divina. Afferma Sant'Alberto Magno: tutta la collera e l'indignazione di Dio cade davanti a questa offerta. Santa Teresa di Gesù diceva alle sue figlie: senza la Santa Messa, che cosa sarebbe di noi? Tutto perirebbe qua giù, perché soltanto la Messa può fermare il braccio di Dio. Senza di essa, certamente la Chiesa non durerebbe
e il mondo andrebbe disperatamente perduto. Insegnava Sant'Alfonso Maria de Liguori: senza la messa la terra sarebbe da molto tempo annientata a causa dei peccati degli uomini. Affermava San Pio da Pietrelcina: sarebbe più facile che la terra si reggesse senza sole anziché senza la Santa Messa. E San Leonardo da Porto Maurizio diceva: io credo che se non ci fosse la Messa, a quest'ora il mondo sarebbe già sprofondato sotto il peso delle sue iniquità. E la Messa, il poderoso sostegno che lo regge.
gli effetti salutari che ogni sacrificio della messa produce nell'anima di chi vi partecipa sono ammirabili. Ottiene il pentimento e il perdono delle colpe, diminuisce la pena temporale dovuta ai peccati, indebolisce l'impero di Satana e i furori della concupiscenza, rinsalda i vincoli dell'incorporazione a Cristo, preserva da pericoli e disgrazie, abbrevia la durata del purgatorio, procura un più alto grado di gloria in cielo. Dice San Lorenzo Giustiniani: nessuna lingua umana può enumerare i favori dei quali è sorgente il sacrificio della messa. Il peccatore si riconcilia con Dio, il giusto diviene più giusto, sono cancellate le colpe, annientati i vizi, alimentati le virtù e i meriti, confuse le insidie diaboliche. Per questo San Leonardo da Porto Maurizio diceva: perché non imitiamo gli angeli che quando si celebra la Santa Messa scendono a schiere dal paradiso e stanno attorno ai nostri altari in adorazione? Se è vero che tutti abbiamo bisogno di grazie per questa e per l'altra vita, nulla può ottenercene da Dio come la Santa Messa. San Filippo Neri diceva: con la preghiera noi domandiamo a Dio le grazie, nella Santa Messa costringiamo Dio a darcele. Specialmente durante il canone, che è il cuore della messa, la preghiera di tutti noi diventa anche preghiera di Gesù presente fra noi, e questa presenza si mostra nel momento in cui il celebrante esprime l'unione con il Romano Pontefice. Ti offriamo, Signore, questo sacrificio in unione con il nostro Papa Benedetto. La menzione che il canone prevede del Papa non implica un accessorio estetico, ma va alla sostanza stessa del sacrificio eucaristico. Cristo è presente nella sua Chiesa, e la Chiesa è laddove c'è il Papa. Per questo è una garanzia, una sicurezza, una certezza di fede, ma anche può diventare una discriminante, una spada tagliente, ciò che in definitiva distingue la messa da ciò che non lo è. In particolare, questa menzione del Papa nel canone eucaristico precede le parole della consacrazione, come garanzia che ciò che la Chiesa offre è particolarmente gradito a Dio, proprio perché è la Chiesa che la offre attraverso l'espressione in unione con
con il nostro Papa Benedetto. Quanto è consolante ciò. In tempi di grande apostasia della fede, di dubbi su chi sia il Papa, di difficoltà individuare per molti quando questo comporta sacrificio e sofferenza, la strada giusta è proprio la messa che ci ricorda: schierati, pronuncia perché sia decisivo il nome del Papa, ma soprattutto rimani spiritualmente in comunione con il Papa. Quanto è consolante tutto questo. Diceva San Pier Giuliano Einaudi: la messa è l'atto più santo della religione. Come noi potremmo continuare a offrirla esprimendo l'unione con colui che non solo non è il Romano Pontefice, ma non è anche che eretico e apostato. Quale vantaggio, quale profitto, quale garanzia può provenire dalla menzione nel sacro canone romano di colui che altrimenti non è il vicario di Cristo.
il modello più alto di partecipazione al Santo Sacrificio ci è offerto da Maria Santissima, la nostra corredentrice. Da San Giovanni Evangelista e dalla Maddalena con le pie donne ai piedi della croce. Assistere alla messa, infatti, è come trovarsi sul Calvario. Giovanni Paolo II, in un discorso ai giovani, disse con frase semplice e stupenda: andare a messa significa andare al Calvario per incontrarci con Lui, nostro Redentore. Un incontro di amore e di dolore con Gesù crocifisso. Questa è la partecipazione alla Santa Messa. Affermava fra le lacrime Sant'Andrea Avellino: non si può separare la Santissima Eucaristia dalla passione di Gesù. Un giorno un figlio spirituale chiese a Padre Pio: Padre, come dobbiamo partecipare alla Santa Messa? Il padre rispose: come la Madonna, San Giovanni e le pie donne sul Calvario, amando e soffrendo. E sul messalino di un suo figlio spirituale Padre Pio scrisse: nell'assistere alla Santa Messa accentra tutto te stesso al tremendo mistero che si sta svolgendo sotto i tuoi occhi, la redenzione della tua anima e la riconciliazione con Dio. Un'altra volta Cleonice gli chiese: Padre, come mai lei piange tanto durante la messa? Figlia mia, rispose il padre, e che cosa sono quelle poche lacrime di fronte a ciò che avviene sull'altare? Torrenti di lacrime ci vorrebbero. E un'altra volta ancora gli fu detto: Padre, quanto le tocca soffrire a stare per tutta la messa in piedi, poggiato sulle piaghe sanguinanti dei piedi. E Padre Pio rispose: figlia mia, durante la messa io non sto in piedi, sto appeso. Che risposta! Le due parole di Padre Pio, sto appeso, esprimono fortemente al vivo l'essere crocifisso con Cristo, di cui parla San Paolo, e che distingue la vera e piena partecipazione alla messa dalla partecipazione vana, accademica, forse che assosa, oggi persino irriverente. Bellissimo è anche il piccolo episodio che si legge nella vita di San Benedetto. Un giorno, durante la Santa Messa, appena pronunziate le parole «Questo è il mio corpo», San Benedetto udì una risposta proveniente dall'ostia appena consacrata: «È anche il tuo, Benedetto». La vera partecipazione alla Santa Messa ci deve rendere ostia con l'ostia. Noi comprendiamo il nostro dolore, lo abbracciamo ed esso viene trasfigurato. Diceva bene Santa Bernardette su di lui, la veggente di Lourdes, a un giovane sacerdote: ricordati che il sacerdote all'altare è sempre Gesù Cristo in croce. E San Pietro d'Alcantara si vestiva per la Santa Messa come per salire sul Calvario, perché tutti gli indumenti sacerdotali hanno riferimento alla passione e morte di Gesù.
Il camice bianco del sacerdote ricorda la tunica bianca di cui Erode fece vestire Gesù come pazzo. Il cingolo ai fianchi ricorda i flagelli, la stola ricorda i legacci, la chierica sul capo ricorda la corona di spine, soprattutto la pianeta o casula segnata a croce ricorda la croce sulle spalle di Gesù. Chi ha assistito alla messa di Padre Pio ricorda quelle sue lacrime brucianti, ricorda quella sua imperiosa richiesta ai presenti di seguire la Santa Messa in ginocchio, ricorda il silenzio impressionante in cui si svolgeva il sacro rito, ricorda la sofferenza crudele che si sprigionava dal volto di Padre Pio quando si intabbava a strappi violenti le parole della consacrazione. Ricorda il fervore della preghiera silenziosa dei fedeli che riempivano la chiesa di San Giovanni Rotondo mentre le dita sgranavano rosari per più di un'ora. Ma la sofferta mistica partecipazione di Padre Pio alla Santa Messa è quella stessa di tutti i santi. Vuoi sapere se il tuo sacerdote è santo? Osservalo bene quando celebra, soprattutto durante la consacrazione. Hai indubbiamente un termometro infallibile. Se lo vedi raccolto, con una leggera espressione di sofferenza in volto, compunto e immerso nel mistero, non lasciarlo più perché ti porterà a Dio. Diversamente, se lo vedrai distratto, precipitoso, superficiale e frettoloso, interrogati se ti conduce sul sentiero giusto. Padre Pio piangeva durante la messa. Le sue lacrime erano come quelle di San Francesco d'Assisi, che erano talmente intense che a volte diventavano di sangue. Quanti sacerdoti santi piangevano durante la messa? San Vincenzo Ferreri, Sant'Ignazio di Loyola, San Filippo Neri, San Lorenzo da Brindisi, che arrivava a inzuppare di lacrime 7 fazzoletti ad ogni messa. E anche quante sante donne piangevano, Santa Veronica Giuliani, Santa Gemma Galgani. Del resto, come rimanere indifferenti di fronte alla crocifissione e morte di Gesù? Eppure questa è l'impressione angosciosa che dopo il Concilio Vaticano II si continua a provare oggi, assistendo alle messe celebrate al ritmo di chitarre e tarantole, con donne in abiti sconci, vescovi e preti che hanno celebrato sugli scogli del mare, senza nessuna riverenza, senza più alcun rispetto. San Giovanni Bosco si lamentava con amarezza di tanti cristiani che stanno in chiesa volontariamente distratti, senza modestia, senza attenzione, senza rispetto, in piedi, guardando qua e là. Guardiamo alla Madonna e ai santi, imitiamoli, soltanto seguendo loro siamo sulla via giusta che piace a Dio.
Preghiamo per tutti i sacerdoti del mondo, preghiamo tanto e sempre per loro che siano santi come Dio li vuole. Grazie, Sacratissimo Cuore di Gesù. L'Eucaristia è il sacramento dell'amore, che grande dono. Questo è il mio corpo, ecco la presenza reale di Gesù. Prendete e mangiate, ecco la comunione. Fate questo in memoria di me, ecco la messa e l'istituzione del sacerdozio. Gesù, al termine di quest'ora santa, ti raccomandiamo tutti i tuoi sacerdoti. Rendili come li desideri. Fa che prendano la tua mamma per guida e con lei arrivino al sicuro porto, conducendoti tante, tante anime. Ti offro la mia vita per i sacerdoti. Fa che siano santi e siano uniti per l'unità dell'unica vera Chiesa. Amen.
Benedictus Deus, benedictus nomen sanctum Deus, benedictus Jesus Christus, verbo Deus et verbus homo, benedictus nomen Iesu, benedictum Caelius sacramentissimum, benedictus sanctus Iesus preciosissimus, benedictus Iesus in santissimo altari sacramento, Santus Spiritus Paraclitus, benedicta Eccelsa Mater Dei Maria Santissima, benedicta Santa Eius et Immaculata Concepcio, benedicta Eius Gloriosa Assumio, benedicto nome Maria Virginis et Natris, benedicto Santus Iosef Eius Santissimus Potsus, benedictus Deus in angeli suis et in sancti suis. Christus vincit, Christus venat, Christus, Christus
adesso in diretta all'ora santa guidata da Domenico.